messo tutto? Ha messo tutto. Senti, cosa ci dice di questa giornata? Voglio un'intervista per la Cuba. Allora, la giornata direi è andata molto bene, anche se la partecipazione è stata proprio al massimo, però direi che era importante essere presenti oggi nel giorno dell'assemblea degli azionisti TIM, dove approvavano un bilancio che oltretutto è tornato sia inutile, e anche l'azienda ha realizzato dei ricavi molto importanti, il primo trimestre addirittura ha chiuso con un 8,5% che non si registrava dal 2012, di contro sta tagliando diritti e salari ai lavoratori con la disdetta del contratto aziendale, quindi era una partecipazione simbolica però doverosa da parte dei sindacati alternativi e dei lavoratori autoconvocati di TIM che comunque continueranno a lottare anche nei prossimi giorni, sono previsti nuovi scioperi ad ore fino all'inizio di giugno. Senti, ma visto che la TIM va così bene, perché prosegue questo piano di tagli e di ridimensionamento o invece sta investendo? Allora, da un lato sì, sta facendo alcuni investimenti, però dall'altro sta accelerando molto sulla riduzione dei costi e quindi anche sui lavoratori in maniera, secondo noi, del tutto ingiustificata, che non si vedeva veramente da tantissimi anni. E questo, oltretutto, il nostro vertice non si rende conto che comporta un malessere enorme da parte dei lavoratori e quindi poi tutta questa situazione si ripercuote anche sulla produttività, per cui alla lunga crediamo che questa manovra che sta realizzando l'azienda con tagli veramente ingiustificati, proprio perché oltretutto l'azienda veramente sta andando bene nell'ultimo anno e mezzo, sono del tutto ingiustificate. Per questo che la protesta prosegue, e non solo a livello di operativo, di lavoratori operativi, ma anche ai livelli medi nostri c'è molto malessere e molta scontentezza, non a caso gli scioperi hanno avuto quasi sempre percentuali molto alte. Senti, una cosa che poi spesso si chiede, ma la TIM e la Telecom sono la stessa cosa o sono due società diverse? Oggi. Adesso a oggi praticamente sono la stessa società. Oggi sono la stessa società, c'ha il doppio nome, però di fatto sono la stessa società che fa sia telefonia fissa che telefonia. Senti, per oggi che programmi abbiamo ancora in questa giornata di manifestazione? In questa giornata, allora, adesso proseguiamo con il corteo che stiamo facendo, poi aspettiamo di sapere l'esito all'interno dell'assemblea degli azionisti, perché dovranno intervenire anche alcuni lavoratori che intervengono anche a nome delle organizzazioni sindacali. Vediamo se riusciamo a fare questi interventi, perché ovviamente la scaletta degli interventi all'interno è molto rigida, però potrebbe essere quantomeno un far sentire all'interno del mondo dell'azionariato che controlla Telecom, ma anche la voce dei lavoratori, soprattutto rispetto ai piccoli azionisti che negli ultimi tempi hanno anche manifestato in parte la loro solidarietà rispetto ai lavoratori, non essendo perfettamente in accordo con quello che stava facendo il vertice aziendale. Senti, tu rappresenti la CUB, sei un delegato? Sì, rappresento la CUB, attualmente non sono delegato proprio perché ci hanno escluso la lista a seguito dell'accordo sulla rappresentanza, non essendo firmatari come CUB, quindi non abbiamo potuto partecipare alle ultime elezioni del PSU, ma comunque le lotte le organizziamo uguali e riusciamo ad avere comunque anche rapporti con l'azienda, anche se non in maniera ufficiale, però spesso e volentieri comunque riusciamo a interloquire con l'azienda e a risolvere anche alcune problematiche operative di tutti i giorni. Bene, ti ringrazio, proseguiamo con la manifestazione e arrivederci sul sito. Ciao. Bene, ciao.